Professoressa La Bombarda, un'ennesima esibizione teatrale ed un ennesimo sold out, addirittura per più giorni, quindi sembrerebbe che questo paese è davvero assetato di teatro. Sì, diciamo che questo paese a mio avviso è settato di un teatro leggero perché vuole divertirsi e quindi questo è un po' anche quello che ci spinge sempre su certi motivi e non facciamo scelte più intellettuali o più impegnative perché i primi che si sottrarrebbero sarebbero i ragazzi del cast. La forza di andare avanti viene proprio da questo, cioè dare soddisfazione agli anziani, ai fragili, fargli passare una serata diversa, o farli uscire dalla solitudine. Poi c'è lo scopo della beneficenza. E ripeto, noi abbiamo azzardato anche con un service nuovo, i costi sono alti, però eravamo certi che si sarebbero riempiti anche quest'anno, perché devi pensare che hanno ordinato i biglietti ancora prima che i biglietti erano pronti. Ma questo perché è una, secondo me è il format che soddisfa, è una commedia che comunque alterna le musiche, quindi la gente non ha modo di annoiarsi. E poi c'è un cast fantastico cioè se tu affidi nel scrivere questa commedia, praticamente io decido la storia, decido di ambientarla a Vieste. Mi spaventa un po' il fatto che qualcuno dice falla in Viestano, perché certo non ho la competenza riguardo di Isa Cappabianca, però mi vado a rivedere i libri di Mimma Liota e poi mi aiutano i ragazzi dove c'è qualche infiltrazione di Peschici. Loro mi avvertono e aggiustiamo il tiro. Certo che quest'anno il fatto che è in dialetto ha attirato ancora più gente, c'è di tutto qui, c'è il pensionato, c'è il popolo, c'è la classe più istruita, cioè è una commedia per tutti. Ecco Luisa, il titolo Festo Castid Vie de qui veille sembrerebbe quasi ci potesse essere anche della Sì. satira, volendo. Potrebbe sembrare così, però non ho mai, sono 28 anni con questo che faccio teatro, non ho mai pensato di inframmezzare la politica al teatro, perché io soddisfo una mia passione. Quindi Festo Castid Vie de qui veille, perché a un certo punto, dovendo scrivere in Viestano, mi è piaciuto ricordare le cose di Vieste, o Castid, la Chiangamer, insomma tutto ciò che poteva ricordare. In fin dei conti non è che la storia di Cenerentola, però come me la sono my way immaginata, si poteva svolgere a Vieste secoli fa. Poi in base ai personaggi mi sono ispirata, allora quelli per rendere al meglio devono avere una parte impertinente, anche un po', diciamo, per qualcuno può sembrare anche un po' spinta in certi racconti. Per i bambini ci deve essere la magia, ci deve essere la fiaba. Per altri soggetti come Alessandro Iaquilino, Michela Santoro, il romanticismo. Quindi affidando a loro, secondo le loro caratteristiche, ciò che li valorizzava al meglio, ho pensato che si poteva ottenere una cosa che poteva piacere. Logico che poi la strizza c'è sempre, soprattutto quest'anno col service nuovo ci sta un po' d'ansia, però io dico che Dio ha voluto che questo, non saremmo arrivati qua se Dio non avesse voluto, perché mi ha sostenuto in tantissimi momenti in cui sembrava che la cosa non la potevo fare. Ho perso dei personaggi, ho trovato il giorno dopo le sostituzioni, ancora più, cioè, più adatte a quelli che se ne erano andati, quindi c'erano tutti i segni che questa cosa si doveva arrivare. Poi siamo arrivati a stasera, sarebbe stato meglio se questa intervista me la facevi a fine, così sarei E stata più. invece no, è bello sentire queste cose da te proprio così a caldo. Ecco Luisa, tra l'altro si parla di donne, tu sei una donna pensionata ma sei ancora iperattivissima nel sociale. Ma le donne a Vieste dove sono? Non ti senti un po' sola? È vero, sì, questo sì, ma credo che il fatto di sentirmi sola dipende innanzitutto dall'età che ho, perché è un problema degli anziani che praticamente non hanno più la possibilità di stare nel sociale. È una cosa tristissima questa, io la sto sperimentando, io la sperimenta Mimì e so che tanti anziani, in fin dei conti, ci sono le parrocchie, sì, che sono seguite a mio avviso più che per un vero intento spirituale, proprio per un fatto di ritrovare le persone, riunirsi, uscire di casa. E per il resto non so cosa tu vuoi dire, se è il fatto che mi sento sola come donna. Certo, sto fuori dalla scuola da 17 anni, seguo comunque le cose della scuola attraverso le mie nuore. Sì, diciamo che sarebbe bello vedere più
vedere più impegno, ecco, questo sì. Però no, con questo non voglio dire, ho anche un imbarazzo e difficoltà a dire questa cosa, perché sembra che io mi sottraggo a questa sorta di, che ti devo dire, di sonno, e altri non lo fanno. Non lo so, poi tutto dipende, sai, ci vorrebbero tante persone con un altro spirito. Non è solo questione di donne, io penso che siamo troppo ancorati al business. Ti dico una cosa, Gaetano, che ho saputo da pochissimo, e poi basta perché non ho tempo. Ho saputo appena oggi, per esempio, che il santuario di San Salvatore, no? È stato celebrato da poco Monsignor Denettis, cioè, non lo so, mi hanno detto, non so se corrisponde a verità, ma che è come se ci fosse una sorta di turismo, probabilmente religioso. Quando a Vieste, la mia preoccupazione di insegnante, perché c'ho ancora lo spirito dell'insegnante, la preoccupazione educativa, formativa, cioè Vieste, ci sono un sacco di tossici. Questa è una piaga sociale. Noi potremmo avere lì a San Salvatore una comunità per questi ragazzi, per aiutarli. Ecco, di questo io vedo che c'è proprio una mancanza di preoccupazione. È come che l'unica cosa che ci preoccupa è di far entrare i soldi, si fanno i B&B, appena si può. Per carità, uno può dire, tu non ce l'hai questo problema. No, io ce l'ho questo problema. L'abbiamo avuto, l'abbiamo risolto, non è che sto parlando come una persona che sta al di sopra. Assolutamente, come tutti gli esseri viventi, le difficoltà nella vita ci sono, si affrontano, grazie alla famiglia si risolvono. C'ho 3 nipoti nel cast e questa è una gioia che ho voluto dare a Mimì, perché seguire una commedia dove stanno 3 nipoti, uno per figlio, è sicuramente una cosa che stasera gli riempirà il cuore. Basta, Simone. E andiamo a vedere. Andiamo a vedere.